Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buonasera dalla redazione, quinto appuntamento con l'informazione economia in apertura. Intervento del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che dal Sole 24 Ore spiega che il ritenere l'area euro una unione monetaria senza un'unione politica sia un comune equivoco, dal momento che i paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto un considerevole grado di integrazione. Draghi però precisa che la nostra unione monetaria è ancora incompleta e resta ancora del lavoro da fare. Innanzitutto occorre creare i presupposti affinché i paesi, una volta entrati a farne parte, raggiungano una maggiore stabilità e prosperità. Per raggiungere questo obiettivo occorre rafforzare le istituzioni dell'UE e quindi procedere a riforme strutturali che rimangono una prerogativa nazionale ma che sono di interesse comune. Domani l'Eurozona accoglie un nuovo membro, la Lituania lascia la Litas ed entra nell'euro diventando il 19° paese dell'Unione Monetaria. L'entrata nell'euro, spiega il banchiere centrale di Vilnius, Vitas Vasiliauskas, è uno strumento per approfondire la nostra integrazione europea. Più vicini siamo all'Occidente, più lontani siamo dall'Est. Benvenuti nella famiglia dell'euro, ha detto invece il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, in un video postato su Twitter. In Israele invece, a 3 mesi dalle elezioni politiche del prossimo marzo, quasi 100.000 membri del Likud, il partito di maggioranza relativa alla Knesset, si sono recati oggi alle urne per elezioni primarie per definire la graduatoria dei nuovi candidati al Parlamento. Il premier Benjamin Netanyahu, affermano gli osservatori, si sforza di bloccare alcuni falchi per impedire che l'asse del partito si sposti verso destra. L'esito del voto sarà reso noto in nottata. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 19:30 circa. Vi auguro una buona serata.